martedì 21 marzo, il Vangelo di oggi ci offre un quadro nel quale cogliamo che cosa significa la mancanza di fede, l'indisponibilità a riconoscere Gesù nel corso del nostro cammino su questa terra, la pigrizia che c'è in noi nell'accogliere la fede che ci viene donata. E tutto questo è rappresentato attraverso la figura di un paralitico che sta ai bordi della piscina, una piscina miracolosa, perché si immagina che attraverso il movimento delle acque le persone che si immergono guariscono dalle malattie, ma quel paralitico non è capace, non ce la fa ad arrivare alla piscina. Gesù lo riprende e lo invita a tuffarsi, alzarsi e camminare. Questo monito che Gesù dice con fermezza a quest'uomo è un invito ad assumersi una dimensione attiva anche nel corso di una dimensione dell'esistenza caratterizzata da un qualche acciacco. Sì, perché forse questo paralitico è sempre lì che aspetta l'aiuto dagli altri, non è disposto ad alzarsi, a fare uno sforzo. Questo sottolinea oggi il quadro evangelico offerto, un invito a essere attivi con le forze che ci restano, a essere promotori di salute accogliendo la fede, la grazia della vita che ci è concessa. È un brano del Vangelo che sembra anche per certi aspetti controverso, difficile apparentemente da interpretare. Sì, perché questa immagine del derelitto che sta sul paralitico, che sta al bordo della piscina, potrebbe richiamare una certa forma di pietà. In realtà, questo paralitico non solo non è riconoscente, ma denuncia Gesù come il protagonista di un'azione proibita che è quella di guarire, di fare qualcosa il giorno del sabato. Non si assume nessuna responsabilità, è stato guarito da Gesù, ma non ha nessun motto di riconoscenza, non solo, ma va dai farisei per dichiarare che la colpa è di Gesù, non lo ringrazia e lo colpevolizza. Questo è un brano che ci riporta un nostro atteggiamento passivo nei confronti della fede, incapace di accogliere e riconoscere la presenza di Gesù nel prossimo. Ma vediamo di leggerlo perché è un monito, a mio parere, rivolto a ciascuno di noi relativamente a come viviamo l'esperienza della fede. Gesù, certo, comunque ci salva, è pronto a dichiarare la nostra salvezza, ma ci invita a essere protagonisti del nostro cammino, esattamente come fa con quella persona che giace ai bordi della piscina e che dice semplicemente: "Ah, ma non mi danno una mano." Questa dimensione dell'aiuto che diventa protesi esistenziale, diventa rassegnazione, diventa indisponibilità a prendersi in mano la vita, anche quando riserva risvolti difficili, di sofferenza anche. Gesù chiede a ciascuno di noi di alzarci e camminare, fiduciosi che l'opera di salvezza è costantemente presente nelle nostre dinamiche quotidiane. Non ce la faccio. Fai qualcosa, questo ci dice Gesù. Certo, capisco le tue difficoltà. Alzati e cammina, è un monito che rivolge a ciascuno di noi nei momenti difficili della nostra vita. Dalla lettura dell'Evangelo di Gesù Cristo secondo Giovanni. C'era una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, vicino alla porta delle pecore, c'è una piscina, in ebraico chiamata Bezzatà, con cinque portici. Quindi vedete, c'è una descrizione precisa anche del luogo in cui tutto questo avviene. Là sotto giaceva una moltitudine di malati, ciechi, storpi, atrofici. Aspettavano il movimento dell'acqua, aspettano questo atteggiamento passivo,
di attesa. Un angelo del Signore, infatti, a un certo punto scendeva nella piscina e agitava le acque. E dopo il movimento delle acque, il primo a immergersi guariva. C'è questa competizione, il primo a immergersi guariva. Questa attesa, questo delegare al movimento dell'acqua la propria guarigione. C'è competizione e passività. E c'era là un uomo ammalato da 38 anni e vedendolo giacere e apprendendo che da tanto tempo è malato, Gesù gli dice: vuoi guarire? Vedete, Gesù pone una domanda, ha un dubbio, ma vuoi veramente guarire visto che stai lì aspettando da così tanti anni? Gli replica il malato. Signore, non risponde, sì, voglio guarire, no, comincia un'argomentazione. Signore, non ho nessuno che mi getti nella piscina quando l'acqua si agita. È colpa degli altri che non le gettano nella piscina, del fato. Ecco, questi sono gli elementi. Porsi passivamente. Gesù ha formulato una domanda, ma vuoi guarire? E lui non risponde. Sono gli altri che non mi gettano nella piscina. Mentre io faccio per andare, un altro riesce a scendervi prima di me, gli dice Gesù. Alzati, prendi il tuo giaciglio e cammina. Non lo immerge nella piscina. Gesù si sposta da quella forma, forse di creduloneria, che il movimento delle acque generato da un angelo possa guarire il primo che si getta nella piscina. Semplicemente gli dice: prenditi il tuo giaciglio e cammina. Lo invita a fare quello che intuisce possa fare. E subito quell'uomo guarì e prese il suo giaciglio e camminava. Ma quel giorno era un sabato e allora quei giudei dicevano al guarito: è sabato e non ti è permesso trasportare il tuo giaciglio. Ed anche semplicemente trasportare il giaciglio è vietato, è un lavoro. I cultori formali del sabato, non il sabato per l'uomo, per questi cultori del sabato, ma l'uomo per il sabato. Il sacrificio che l'uomo deve fare in virtù dell'ottemperanza nei confronti della legge. No, la legge è al servizio dell'uomo, non è l'uomo al servizio della legge. Non c'è nessuna intenzione di abrogare la legge, ma ridefinirla nel suo rapporto con l'umanità. A quel punto egli replicava loro: chi ha operato la mia guarigione è stato lui a dirmi. Non si prende la responsabilità, la gratitudine nei confronti della sua guarigione. È colpa di chi mi ha detto: prendi il tuo giaciglio e cammina. Lo interrogarono: e chi è l'uomo che ha osato dirti prendi e cammina? Ma il guarito non sapeva chi fosse perché non l'ha riconosciuto, poiché il luogo era affollato e Gesù si è dileguato. Dopo queste cose Gesù lo incontra nel tempio e gli dice: eccoti guarito, bada a non peccare più perché non ti capiti di peggio. Riconosce nella passività di quell'uomo la dimensione del peccato e lo invita ancora una volta a operare un'ennesima guarigione, la conversione, il cambiare rotta rispetto alla dimensione del peccato che in questo modo viene rappresentato nella passiva presenza nella dinamica della vita. Noi dobbiamo essere costantemente fiduciosi, ascoltare questa parola di Gesù. Alzati e cammina, prendi il tuo giaciglio e vai, in qualunque giorno, anche se è sabato. Quell'uomo si allontanò e
e andò a informare quei giudei che è stato Gesù a dargli guarigione. E proprio per questo quei giudei perseguitavano Gesù, poiché osava fare queste cose il sabato, il paralitico passivo, quell'uomo sostanzialmente guarito, non solo non ha riconoscenza nei confronti di Gesù, ma addirittura lo denuncia, lo rende oggetto di persecuzione da parte dei giudei, dei sacerdoti probabilmente, dei poteri costituiti, i quali ottemperano semplicemente all'obbligo contenuto nel sabato di non agire e perdono totalmente di vista la necessità che il sabato sia al servizio dell'uomo. Ma vediamo anche che cosa, come fa Papa Francesco si esprime relativamente al Vangelo di oggi e le sue sono parole forti, ciò che dice è veramente illuminante. Riferendosi al Vangelo di oggi dice, ci fa pensare l'atteggiamento di quest'uomo. Era malato, si chiede Papa Francesco. Sì, forse qualche paralisi aveva, ma sembra che poteva camminare un po'. Vedete, c'è addirittura un dubbio sulla realtà di quella paralisi, perché Papa Francesco dice forse un po' poteva camminare, poteva darsi un po' da fare, ma era malato nel cuore, era malato nell'anima, era malato di pessimismo. Questo è il punto cruciale che caratterizza la nostra esistenza anche oggi come allora, il pessimismo catastrofismo sta che adombra le nostre anime e i nostri cuori. Era malato di tristezza, un malato di accidia. Vedete, molto spesso sentiamo ripetere il tempo nostro è caratterizzato dalla malattia della depressione. Ebbene, nella depressione c'è tristezza, pessimismo e accidia. Una malattia del cuore e della mente che ci impedisce di accogliere questo invito che fa Gesù a tutti, anche chi ha delle limitazioni. Alzati e cammina. Questa è la malattia di quest'uomo. Sì, voglio vivere, ma stava lì. E la sua risposta non è sì, voglio essere guarito. No, è lamentarsi. Sono gli altri che arrivano prima, sempre gli altri, è sempre colpa degli altri. Pensiamo anche a noi, ci invita Papa Francesco. Se qualcuno di noi ha il pericolo di scivolare in questa accidia, in questo peccato neutrale, il peccato del neutro è questo, né bianco né nero, non si sa che cosa sia. È una rappresentazione simbolica della nostra antropologia efficacissima, quella che fa Papa Francesco, che ci rappresenta, né bianco né nero, il peccato dell'indifferenza. E questo è un peccato che il diavolo può usare per annientare la nostra vita spirituale e anche la nostra vita di persone, la diabolicità che è presente nella nostra cultura, quale ci invita alla tristezza, alla cinica, alla indisponibilità a farci protagonisti, fiduciosi, illuminati dalla fede. Percorrere, vai e cammina, la strada che il Signore ci indica. Questo vale per credenti e non credenti. Che il Signore ci aiuti a capire quanto brutto e quanto maligno è questo peccato del pessimismo, dell'accidia, della tristezza, della indisponibilità a farci protagonisti,
rassicurati dalla presenza di Gesù che costantemente ci guarisce e ci invita a alzarci e camminare. Questo commento lo fa Papa Francesco nell'omelia di Santa Marta il 24 marzo del 2020. Buona giornata a tutti.